4 punti in 2 gare, un ottimo viatico per gli Orange che con una vittoria col Bisceglie possono volare in classifica. Un saluto da Davide Chicarella che dal Pala San Quirico racconterà la sfida che vede opposti l'Asti Acqua Eva e il team pugliese allenato da un guru della panchina come Leopoldo Capurso. Una sfida che potrebbe regalare la seconda affermazione consecutiva in casa per un team di Sergio Tabbia che sta dimostrando ottime qualità in questo scorcio di stagione. Sbaglia però Gabriel Lima, fase piuttosto confusa e molto vivace, tuttavia Cavinato che con una gran sventola mette in difficoltà Lion. Prima opportunità da gol per il team nero-arancio con Diego Cavinato. Chissà se arriverà la battuta a rete, eccola, e arriva la parata senza particolari difficoltà da parte di Scarparo. Avanza palla al piede Casu Honda, bella opportunità per Honda che scheggia addirittura la traversa. Grande fuga da parte del numero 11, seconda occasione gol per l'Asti. Ecco Patias affrontare Zeni, prova a scambiare con un compagno e Lima in girata splendida sfiora il montante. Occasionissima Orange in questo frangente sulla splendida combinazione tra Alessandro Patias e Gabriel Lima. Ma è arrivata anche tempestiva la chiusura della difesa. Occasione per Ramon, palla contratta e ripartenza da parte del Bisceglie con Matteus che purtroppo trova l'1-0 in favore del team di Leopoldo Capurso. Ma per i nero arancio che faticano a trovare azioni precise mentre arriva la conclusione a rete di Gabriel Lima, la palla sfiora il montante. De Cillis la spedisce direttamente fuori, Corsini, grandissima parata da parte di Lion. Dalla fine con Ramon Buenordite, cerca servizio per Patias. Ci sarà quindi possesso palla ancora per Mossadin e compagni. De Cillis, Zeni. Ancora l'opportunità e arriva il raddoppio per Mossadin. La palla al numero 3, si fa vedere anche Ramon, splendida azione di Lima e respinta da parte di Lion. Ancora Lima cerca di liberarsi, arriva l'intervento della difesa. Cavinato, imbucata sempre per Cavinato, grande conclusione, palla fuori di un non nulla al cospetto di un team di Sergio Tabbia che sta spingendo forte sull'acceleratore. Conclusione da parte di Patias, respinta ancora una volta di Lion che stranamente resta a terra infortunato. Incredibile, al Pala San Quirico sono più i momenti in cui i giocatori avversari restano a terra rispetto a quelli in cui si gioca effettivamente. Arriverà anche il cartellino giallo per Lion. Prova a ripartire Lion ma interviene subito Ramon Buenordite. Bella opportunità per Cavinato che cerca di liberarsi, conclusione! E arriva la parata da parte di Lion che firma un gol stupendo di prima intenzione, sorpreso Danilo Scarparo. Cala la notte al Pala San Quirico. Prova a ripartire Zeni, bella palla recuperata da Ramon che cerca la conclusione, la palla finisce out di poco. Ramon Buenordito scambiando con Lima di avanzare palla al piede. C'è poi Corsini che cerca direttamente la porta. Lion prova a firmare il poker e scheggia il palo. Palla ora controllata da Corsini che scambia con Ramon. Ancora una battuta di Corsini, respinge la difesa, rovesciata che va verso la porta e arriva la rete del 4-0 da parte di Matteus in rovesciata. A questo punto è veramente finita, poker d'assi da parte del Bisceglie. Scambia con Cavinato, battuta di Corsini e arriva il 4-1. C'è ancora un pizzico di speranza per gli Orange. Douglas Corsini. Ancora un intervento della difesa, Lima serve Ramon. Battuta di Ramon e rete del 4-2 da parte di Ramon Buenordite.